In questo video andrò a comprare tutti i gadget da gaming che riuscirò a trovare su Temu. E vedremo se verrò scammato o se riuscirò a fare degli ottimi acquisti. Ed eccoci qui su Temu. Allora, la scorsa volta avevo comprato tutti i prodotti Apple che sono riuscito a trovare qui su Temu. E non è andata neanche così male. Ma quest'oggi vediamo se riesco a trovare qualche gadget da gaming. Bello. Ma no. Vediamo un po' se vado a cercare mouse gaming. Oh, signore. I mouse effettivamente ce ne sono tanti e costano anche piuttosto poco. Ma vediamo qual è quello che costa meno. No, beh, signori, 3,97 euro. Per meno di 4 euro ho trovato questo mouse da gaming, che non sembra brutto, dai. Dalle foto sembra anche carino e dovrebbe anche avere questi LED che si possono illuminare di diversi colori. Cioè, raga, per 3,97 euro un mouse da gaming è un affare. Ne ho trovato un altro per 4,98 euro. E il mouse è questo. Madonna, si vede la plasticaccia cinese dalla foto. E comunque come design non è male. Qui dovrebbe essere bucherellato con tutti i LED, fatto apposta per essere più leggero ed ergonomico. Ed è disponibile sia bianco che nero. Secondo me bianco è figo. E il mouse ce l'abbiamo. Ma vediamo adesso se cerco tastiera gaming. Vediamo il primo risultato. Per 22,47 euro. Abbiamo qui questa tastiera da gaming, che vista così è bella. C'è pure un video. Vediamo un po' com'è dal video. No vabbè raga, ma se veramente per 20 euro arriva una tastiera così, è tanta roba. Ma vediamo di prenderne anche una un po' più costosa, tipo questa qua. Per 24,29 euro. Abbiamo qui questa tastiera da gaming meccanica, e dovrebbe persino avere i LED fatti così. Sì. Ed effettivamente nelle recensioni non è per niente brutta. Cuffie gaming. Ci sono queste cuffie da gaming che costano 11,88 euro. E dalle foto sono anche carine. Dovrebbero avere questi LED tutti quanti messi intorno. Perfette per il gaming. Ho paura che saranno le cuffie più cinesi del mondo. Non ci sono delle foto, ma c'è una recensione 5 stelle. Io mi fiderei. 1,27 euro. Cosa? Gli auricolari per meno di 1,50 euro. Ho onestamente paura a provarli. C'è scritto che sono da gaming, quindi le proviamo. Cosa sono queste? Credo di non aver mai visto delle cuffiette fatte così. Per 4,04 euro. Temu ci sono questi auricolari da gaming con tanto di microfono. È la cosa più strana che io abbia mai visto. Però sono molto fighe. Che fai? Non le prendi per 4 euro? L'unica cosa che manca adesso è un tappetino mouse gaming. Signori, per 2,68 euro. Sono riuscito a trovare questo tappetino del mouse XXL. E vi giuro che io per 2,68 euro. Che cosa è successo a questo computer? Spesa finita e adesso vediamo cosa arriva. Signore e signori, è arrivato tutto. In questo pacco gigante ci sono tutti i gadget da gaming che sono riuscito a trovare su Temu. E la cosa incredibile è che questo pacco è arrivato in meno di una settimana. Ma adesso vediamo un po' che cos'è arrivato qua dentro. Oddio, ma quante cose ho comprato. Questi qui sono tutti i gadget da gaming che ho comprato su Temu. E adesso li andrò a vedere uno per uno, partendo con quelli meno costosi, per poi salire di prezzo man mano che andiamo avanti con il video. Tra tutti questi pacchi, questo qui credo sia quello meno costoso. E dico credo perché la scatola è tutta quanta bianca. Letteralmente io non so cosa ci sia qui dentro. Ma se non sbaglio dovrebbero esserci le cuffiette da 1 euro. Non hanno neanche una marca queste robe. Sono messe in una scatola completamente a caso. Vediamo come sono queste cuffie da gaming da 1 euro di Temu. No vabbè signori. Ma raga, sapete che non sono così brutte? Queste qui sono le cuffiette completamente nere e al tocco non fanno schifo. Anche di estetica non sono così male. Sono totalmente nere e poi anche il filo è tipo di plastica, ma non è quella plastica così brutta. Considerando che costano 1 euro, mi aspettavo molto peggio. Sì, poi magari non funzionano. Però viste così sembrano un affare. Ovviamente non hanno i LED. Sono anche rifinite molto bene, non sembrano cinesi. Sono molto meglio di quanto mi aspettassi. Cioè, diciamo che per 1 euro mi aspettavo quelle cuffie che vi danno sugli aerei, che fanno cagare. Invece queste sono piuttosto solide. Se queste suonano bene, sono una figata. Ho molta paura, ma devo provarle. Oh, non sono neanche scomode, anzi. Vediamo come suonano. Diciamo che si sentono. Il suono non è per niente di qualità, anzi. I bassi non è che ci siano, gli alti si sentono poco. Insomma, non è che siano buoni, meravigliosi. Però, considerando che costano 1 euro, comunque, mi aspettavo veramente peggio. E ora alziamo il prezzo e arriviamo a ben 3,50 euro. Perché per 3,50 euro abbiamo questo mouse da gaming. Che cos'è sta scatola? È una delle scatole più brutte cinesi che io abbia mai visto. Abbiamo qui questo colorful wired mouse. Fa schifo, vero? Non mi ricordo neanche in che colorazione l'ho presa. Sta di fatto che questo è nero, questo è viola. E già dalle foto fanno abbastanza schifo. È proprio la scatola più cinese del mondo. Qui c'è il mouse che già esplode. Beh, è perfetto. Non facciamo domande e vediamo un po' com'è questo mouse da gaming da 3,50 euro. Questo qui è il mouse da gaming da 3,50 euro di Temu. Oh mio Dio. È terribile.
orribile. È uno dei mouse peggiori che io abbia mai visto. Come qualità fa proprio schifo. Sentite questo suono? È il suono della qualità. Cioè sembra vuoto. Non ha peso. E poi sotto non ci sono neanche dei gommini. Quindi questo vola sulla scrivania. Ma vediamo un po' come sono i LED. C'è un LED. Sono i LED più brutti che io abbia mai visto. Sembra funzionare. Il problema è che il sensore fa talmente schifo che il mouse scatta, non si muove. Ragazzi, il mouse si sta muovendo da solo. Che cazzo sta succedendo? Ho fatto una cazzata e prima del mouse in realtà c'era il tappetino del mouse. Questo è il tappetino del mouse da 2,68 euro di tempo. È arrivato in questa plasticona cinese, vediamo un po' com'è. Oh, raga! Madonna, sa... sa di petrolio. Al massimo è lungo così, che non è proprio enorme, mi sembrava più grande nelle foto. Il materiale con cui è fatto è veramente, veramente strano. Questa è tipo una plastica cuore. E poi invece dietro c'è questa specie di coso vellutato. Vediamo se fa funzionare meglio il mouse di Teemu. Visto che ha questa roba che sembra cuoio sopra, fa un po' fatica a muoversi il mouse, cioè rimane incollato. Però comunque tappetino di Teemu, mouse di Teemu, e il mouse funziona meglio. E dopo le cuffiette da 1 euro, adesso abbiamo le cuffiette da 3 euro. Questi qui dovrebbero essere dei veri e propri auricolari da gaming, che dovrebbero addirittura avere un microfono. Vero? Che io non lo vedo il microfono. Dovevano avere il microfono. Non c'è il microfono. Ma vanno scambiati. Ma dai! Mi hanno scammato malissimo. Però comunque queste qui sono le cuffiette che sono arrivate e sono completamente diverse. Però almeno qui c'è il gommino. E poi c'è questo pezzo che dovrebbe tipo servire a non far cadere la cuffia. Non credo possa funzionare. Almeno hanno questa parte verde. E poi sapete che in realtà il cavo mi sembra lo stesso identico cavo delle cuffiette da 1 euro. Oddio! Questo gommino che è messo qua serve a tenere le cuffie, ma perché si incastra in questa parte qua dentro dell'orecchio. Ma sapete che non suonano male? Non hanno proprio un suono di grandissima qualità, però si sentono bene. Ma adesso si alza il prezzo ed arriviamo a ben 5 euro. Perché per 5 euro c'è il secondo mouse da gaming. Questo è l'altro mouse da gaming che ho comprato su Teemu e la scatola è già meravigliosa. Qui c'è la foto del mouse che è sfocata. Cioè non siete voi che la vedete male, è proprio sfocata la foto. Questo qui è il mouse da gaming da 5 euro di Teemu. Madonna santa! Ma perché deve sempre venire su sta puzza di Cina? Il mouse è fatto così, me lo aspettavo molto più brutto ed effettivamente d'estetica ci sta. Qui ci sono tutti quanti i buchi per non far sudare la mano, poi rotellina e qui intorno ci sono tutti quanti i LED. Ah, ma non ci sono i tasti laterali. Che cazzo di mouse da gaming è? Comunque visto così non è proprio meraviglioso, però non fa neanche troppo schifo. Ma vediamo un po' se almeno questo funziona. Oh! Ok, questi qui sono i LED del mouse da gaming da 5 euro di Teemu. Il problema dei LED è che quando muovete il mouse cambia magicamente colore. E c'è il rosso del sensore che si mischia con l'altro LED e fa schifo. Comunque sembra funzionare piuttosto bene. A differenza di quello da 3 euro, questo da 5 si può utilizzare, non sembra laggare. Il sensore funziona bene, è piuttosto comodo e leggero da usare effettivamente. Quindi per giocare secondo me questo funziona anche bene. Ma adesso passiamo ai pezzi forti. Per 11 euro in questa scatola tutta distrutta, i corrieri si divertono a prendere a calci i miei pacchi. In questa fantastica scatola abbiamo le gaming headset, le cuffie da gaming, che dovrebbero tipo essere queste ma non si vedono. Cioè che cazzo è sta roba? Questa vince il premio di scatola più brutta di sempre. Madonna, sta venendo su un odore di plastica radioattiva. Queste qui sono le cuffie da gaming di 11 euro di Teemu. Sapete che mi aspettavo molto ma molto peggio. Sono completamente di plastica, ma viste così non fanno troppo schifo, perché i padiglioni sono piuttosto solidi. Qui dovrebbero avere i LED e sembrano anche piuttosto comodi. Poi qui c'è il microfono da gaming. Non ci credo mai. Ma non sembrano cuffie da 11 euro, No vabbè signori, non è possibile. Ma che figata. Attenzione che queste potrebbero essere un affare. No, Fermi tutti. Vi giuro che si sentono veramente, ma veramente bene. Cioè ragazzi, sono delle cuffie incredibili. Ma adesso ci sono i gadget che tutti voi stavate aspettando. Dentro questa scatola ci dovrebbe essere la prima tastiera da gaming di Teemu. Ed è davvero arrivata in questa scatola senza marca, senza niente. Cioè non c'è scritto nulla sopra. È come se non bastasse pure mezza rotta. Questa qua è la tastiera. Madonna, è leggerissima. C'è puzza di bruciato. Ho solo aperto il pacco e c'è già puzza di bruciato. Devo avere paura. Poi nella scatola abbiamo il cavo per l'alimentazione.
colorazione e basta. Cioè veramente non c'ha una marca. Questa qua è la tastiera da gaming di Temu. Oh mio Dio. Si presenta in questa maniera qua. E il design effettivamente è come dalle foto. Non è per niente brutta. Cioè il design è molto figo. È una tastiera 60% che solamente guardandola non sembra una tastiera da 20 euro. Cioè direi che almeno 40 euro li costa. E anche se è molto figa, purtroppo non è una tastiera meccanica, perché infatti è una tastiera a membrana. Però il feeling di quando si premono i tasti non è male, eh. Ma ce l'ha una marca, scusate. Ixo. Oh mio Dio. Non è possibile. È una delle tastiere da gaming meno costose ma più belle che io abbia mai visto. Incredibile. Non sono i LED più luminosi del mondo, però considerando che costa 20 euro sono molto belli. Posso andare ad alzarne e abbassare la luminosità. Posso anche spegnerli così. E poi posso anche decidere di cambiare modalità e farli girare in modo diverso. Non ho mai visto una tastiera a membrana così bella e che funziona così bene. Anche se non è meccanica, il feeling nel premere i tasti è veramente soddisfacente. Come fa sta cosa a costare 20 euro? Ma ora, dopo la tastiera a membrana, è ora della tastiera meccanica di Temu. Questa tastiera l'ho pagata 27 euro e dovrebbe essere fatta così. E se quella di prima era così bella, questa come? Tra l'altro è della stessa identica marca. Ho qui quest'altra tastiera di Temu che però è meccanica, perché dovrebbe avere questi switch blu e poi questi keycaps particolari che dovrebbero far vedere i LED ancora meglio. Vediamo un po' che cos'è arrivato. Dentro questa plastica c'è la tastiera e questa pesa già molto di più dell'altra. Io non ho parole, signore. Non è possibile. Questa qua è la tastiera 60% da 27 euro di Temu. Ed è allucinante. Come faccia a costare così poco non lo capisco. La plastica dei keycaps sembra un po' più brutta dell'altra. Cioè riflette un po' più la luce. Sembra un po' più cinese. Mi piacevano più gli altri. Però a differenza degli altri, questi qui sono fatti in questa maniera qua. Hanno questa parte trasparente sul lato che dovrebbe far vedere meglio i LED. E a differenza dell'altra, questa è veramente meccanica. E ha dei normalissimi switch blu. Non si sa di quale marca. Poi il fatto che sia meccanica è tutta un'altra cosa. Cioè è molto molto più bello premere i tasti. Ma vediamo adesso se funziona. No vabbè raga, ma che figata. Cioè raga, questa roba costa 27 euro. Ma è assurdo. Le tastiere di Temu sono incredibili. Cioè i LED si vedono molto bene, ma soprattutto anche il feeling è bellissimo. Tutto quanto funziona perfettamente. Gli switch funzionano bene. Anche il suono non è male. Si possono anche ovviamente cambiare i LED e da questo pulsante si possono anche fare diversi effetti di luce. Non ho mai pensato che una tastiera cinese potesse funzionare così bene. Io ci giocherei con questa. Insomma, è una cosa spettacolare. Per vedere me che distruggo il mio computer di virus, clicca qui. Mentre invece per non perderti nessun nuovo video, iscriviti cliccando qua. Detto questo, signori, come sempre aggiungerei nient'altro. Noi ci becchiamo al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi.